Allora, qui siamo nell'ipogeo A, cioè nel primo ipogeo che si trova sotto la chiesa di Purgatorio ad Arco, in via Tribunali. Una delle più antiche chiese di Napoli e anche una di quelle meglio conservata perché perfettamente attiva come chiesa, e per quanto riguarda la ricezione turistica, per l'ipogeo è un unicum nel vero senso della parola. Qui è sopravvissuto il culto delle anime del Purgatorio, dette anche anime pezzentelle, fino a non moltissimo tempo fa. La cosa interessante di questo luogo è che è stato essenzialmente rivivificato grazie a un lavoro di restauro, che è un lavoro di restauro che è stato improntato su criteri prettamente scientifici, il cui direttore dei lavori è l'antropologo paleobiologo Pierpaolo Petrone, con cui ho collaborato come appassionato di antropologia culturale. Entriamo nell'ambiente principale, esatto. Vediamo che è illuminato quasi a giorno, cosa che prima non lo era affatto. Tutto è stato messo in ordine. In un certo ordine. Sempre però mantenendo la grande suggestione e la maestosità del luogo. Teniamo presente che questo noi l'abbiamo definito ipogeo B, non perché è un ipogeo secondario, ma è sicuramente un ipogeo straordinario, perché in questa opera muraria, dove noi vediamo le nicchie ricavate nel materiale, possiamo notare con una certa precisione la presenza delle rigiole, e questo è l'aspetto più interessante. Qui è stato scrostato, abbiamo tolto dei colori che erano stati messi sopra le rigiole in maniera un po' raffazzonata, colori naturalmente rituali, una parte di questi è rimasta, e abbiamo scoperto queste mattonelle che rendono tutto l'insieme estremamente colorato e suggestivo, e dà un pizzico di vita a quello che potrebbe sembrare un ambiente solo esclusivamente mortuario. E qui sotto invece che cosa c'è? E questo è un ossario, quindi sono state depositate ad un certo punto della fine del Novecento una serie di ossa in attesa di catalogazione, ed è un luogo dove molti hanno gettato monetine e piccole lucerne. Ma adesso andiamo da Lucia, che è l'ospite più illustre di questo ipogeo, e sì, la donna più venerata, la capuzzella forse più famosa di Napoli, più se vogliamo. Famosa di Napoli, infatti è vero. E l'ambiente, diciamo, che è stato ricreato attorno a Lucia, anche se adesso è stato in parte ripulito e in parte razionalizzato, è un ambiente che fa capire l'entità, il peso e la misura dell'atteggiamento devozionale. E diciamo che abbiamo tre teschi essenzialmente all'interno di questa edicola su due livelli, di cui uno è coronato e sta in alto a destra, e quello in basso, che è pure coronato, però non è del tutto chiara la posizione, perché è chiaro che Lucia doveva avere un teschio più piccolo, perché dai rilievi antropometrici risulta che deve essere un teschio più piccolo, quindi fino a questo momento magari è stato venerato il teschio sbagliato, ma l'insieme è esattamente quello che è stato configurato nel corso del Novecento, e quindi ci abbiamo tenuto a conservare tutto l'aspetto originario anche con i fiori finti. E una delle cose più belle che abbiamo verificato in sede di ispezione a questa diciamo nicchia, in questa edicola, è esattamente quello che può vedere qui a terra, che è un abito da sposa che era contenuto esattamente in un sacco di juta e che non era mai stato aperto per forse un mezzo secolo, e devo dire che è stato aperto da noi con grande emozione sia dal professor Petrone e sia da Daniela D'Acunto, che è la responsabile diciamo dell'opera pia, e da me, non senza, diciamo, come dire, una sorta di timore, perché non sapevamo con esattezza cosa c'era dentro, in realtà nessuno lo sapeva, ed è un abito da sposa straordinario che è stato confezionato da mani artigiane sicuramente partenopee, perché i napoletani erano molto abili in questo, e c'era anche un paio di guanti in raso che però avevano delle sottili macchie di umidità, e noi abbiamo messo ad asciugare tutto per dare una nuova vita a questo antico abito. Un omaggio alla sposa Lucia, sì, probabilmente, perché la storia... Sì, la storia dà varie versioni di chi poteva essere Lucia, sia una persona sui 14-15 anni, e dai rilievi antropometrici abbiamo individuato un teschio che possa effettivamente risalire a quell'età,
che è morta in un naufragio prima di sposarsi, prima di riuscire a sposarsi, o già da sposata, mentre invece un'altra teoria dice che durante i bombardamenti Lucia si sia rifugiata in questo ipogeo con i fratelli e sia morta.